schivo e modesto nelle cose sue, anche se convinto assolutamente del loro valore. Tanto quanto era allegro, comunicativo, festoso in tutto il resto dell'esistenza. Quando si parla di qualcuno, a volte viene, scappa una frase. Era la persona più simpatica del mondo e qualcuno dei presenti dice sempre non esagerare. Ecco, tutte le volte che l'ho detto per Roberto Hudson, nessuno ha obiettato. Era una simpatia che si poteva toccare. Era uno che per tutte le cose esistenti provava il gusto di viverle, il piacere di comunicarle. La bravura musicale di Hudson è stata molto ostacolata dalla situazione storica. E al momento in cui tutto in Italia prendeva una connotazione ideologica e quindi stabilito che Schoenberg era di sinistra, chi non era con Schoenberg era di destra. Qui ci vorrebbe Gaber per spiegarci bene destra-sinistra, vi ricordate. E chi non aveva il desiderio di sperimentare un linguaggio era come fosse sorpassato. Chissà perché. Ascoltare Gotha era un peccato mortale. E Ravel, beh, una debolezza. Figurarsi Hudson, il quale, non che non avesse un linguaggio suo riconoscibile, la sovrapposizione fra maggiore e minore, ad esempio, per un studioso di musica, guardando nelle partiture, è una realtà interessante. È interessante nell'opera soprattutto sostituire la declamazione del recitativo con la conversazione nel recitativo. E poi lo si riconosce subito. E questo i pubblicitari ce lo insegnano, non è un'avventura poco. Ma tutto questo prende grandezza per gli amici di Hudson, perché sanno da che fonte grande viene, da che cultura. Si poteva parlare di Dante, di Shakespeare con lui, eppure era come un bambino con la meraviglia davanti alle cose. Il piacere di stare assieme era anche, ci aspettavamo quasi che ce li indicasse a dito. Aveva tanto entusiasmo che lui raccontava un episodio sciocco, però forse che può farmi capire chi non l'ha conosciuto e può far sorridere chi invece l'ha conosciuto e ricorda. Da bambino lui è sempre stato in città e preso il treno, penso per lo sfollamento o cose di questo genere, mentre passavano da un campo c'erano delle mucche in posizione di riposo. Lui non le aveva mai viste giù e ha detto: mamma, guarda, ci sono le mucche sedute. Tutto lo sconvolgimento si è alzato, credendo di vedere le mucche sedute, veramente. E questo è il poter passare dalla finzione, dalla realtà alla fantasia, e queste mani sue che nella tastiera erano snodate e che nella preparazione dei cantanti suscitavano un sospirare tipico di lui che
mi ricordo sempre quando cantava anche le opere non sue. Io ho imparato da lui cosa fosse che un vino di Mozart quando gli ho sentito cantare. Non so più cosa sono, cosa faccio? La sua vita aderì immediatamente a un personaggio e il personaggio diventava e prendeva quella dimensione. Ma quelle mani, quegli sguardi, quell'indicato, sono tali che fino a pochi giorni fa ho detto: ma questo doveva rimanere, ma che peccato che non abbiamo un documento di come cerca nella musica, di come controlla, di come da quello passa al bearsi, di come il volto stesso passa da preoccupato come uno scolaretto a beato come uno che sente la bellezza della sua musica. Adesso non lo penso più perché ho visto il documentario che qui vi facciamo vedere, lo facciamo vedere due volte, uno alla fine, ma uno subito, Gib Barbeschi, che è un grande professionista della regia televisiva, ve lo l'ha impostato come per voi, per noi, ma con l'idea non di chi devo fare un documentario, ma con l'animo di chiunque di noi che desidererebbe aver dietro una telecamera e scoprire i segreti e andare a fondo, guardare le debolezze e le grandezze. E con una fotografia che a me ha colpito molto, che spero, penso, sono sicuro, faccio fretta anche voi, si è inoltrato nelle luci sconsigliabili per un operatore di un concerto e ne ha fatto un ritratto che emozionerà certamente gli amici. E che comunque adesso vi facciamo vedere pensando anche a che cosa poteva promettere, dare, garantire un artista così. Vorrei però dirvi ancora una cosa. Mentre passavo un tempo qui, sentivi vari interventi, un po' mi arrabbiavo, un po' mi commuovevo, ricordo del maestro, mi tornava una parola su questo amico, questo compositore generoso, che non si usa mai dire, anche perché per pudore, e poi a chi la si applica, eppure che mi sembra tocchi tutte le attività di Azzo e per questo ci parla come forse nessuno, almeno in quel modo lì. E la parola è innocenza. Thank you.
Thank you.
Sposo ancora.